Mentre la zia così ragionava con Françoise, io andavo a messa con i miei genitori. Come l'amavo, come l'ho ancora davanti la nostra chiesa. Il vecchio portico per il quale si entrava, nero, bucherellato come una schiumarola, era deviato e profondamente incavato agli angoli, non meno dell'acquasantiera a cui ci conduceva, come se la tenue carezza dei cappotti delle contadine che entravano in chiesa e delle loro dita timide che prendevano l'acqua santa, ripetuto per secoli, avesse potuto acquistare una forza distruttiva, inflettere la pietra e intaccarla di solchi, simili ai solchi che viene formando la ruota dei carretti sui paracarri, urtandovi ogni giorno, le sue pietre sepolcrali. Sotto cui l'augusta polvere degli abati di Combray, la sepolti, faceva il coro come una pavimentazione spirituale. Eppure esse erano più materia inerte e dura, ma il tempo le aveva rese dolci e le aveva fatte sgorgare come miele di là dai confini del loro liquatro, che qui esse avevano oltrepassato in un'onda dorata, traendo alla deriva una maiuscola gotica a fiori, sommergendo le viole bianche del marmo, e altrove invece s'erano riassorbite entro quei confini, contraendo ancora l'ellittica iscrizione latina, inserendo un capriccio ancora nella disposizione di quei caratteri abbreviati, avvicinando due lettere ad una parola, mentre le altre apparivano smisuratamente allungate. Le vetrate non erano mai così cangianti come nei giorni che il sole si mostrava appena, in modo che, se fuori c'era un tempo grigio, si poteva star certi che sarebbe stato bello in chiesa. L'una era occupata in tutta la sua grandezza da una sola figura, simile al re di una carta da gioco, che viveva là in alto, sotto un baldacchino architettonico, fra cielo e terra, e nel cui riflesso azzurro e obliquo, a volte nei giorni feriali, a mezzogiorno, quando non ci sono funzioni, in uno dei rari momenti che la chiesa aereata, vuota, più umana, sfarzosa, mentre il sole si posava sui ricchi addobbi, aveva l'aria quasi abitabile, come la sala di pietra, ricca di sculture ed invetriate d'un albergo di stile medioevale. Si vedeva la signora Salzerà inginocchiarsi un attimo, posando sul banco vicino un ben annodato pacchetto di dolci che aveva preso dal pasticcere di faccia e che portava a casa per la colazione. In un'altra vetrata, una montagna di neve rosa ai piedi della quale si svolgeva un combattimento, sembrava aver coperto di brina anche il vetro che gonfiava col suo turbinoso nevischio, come il vetro di una finestra su cui siano rimasti dei fiocchi, ma fiocchi rischiarati da un'aurora. La stessa, certo, che incorporava il postergale dell'altare di toni così freschi da parer là fuggevolmente posati da una luce che venisse dall'esterno e prossima a svanire, piuttosto che da colori fermati sulla pietra per sempre. E tutti erano così antichi che qua e là si vedeva la loro argentea vecchiezza scintillare della polvere dei secoli e mostrare splendente e consunta fino alla corda la trama della loro dolce tappezzeria di vetro. Una tra esse era formata da un'alta intelaiatura, suddivisa in un centinaio di piccole lastre rettangolari in cui predominava l'azzurro, come un grande giuoco di carte, simile a quelli con cui si divertiva Carlo VI. Ma sia che vi avesse brillato un raggio di sole, sia che il mio sguardo muovendosi avesse fatto oscillare attraverso il vetro di volta in volta spento e riacceso un instabile e prezioso incendio, l'attimo dopo essa aveva preso il fulgore mutevole d'una coda di pavone. Poi palpitava e ondeggiava in una pioggia fantastica e fiammeggiante che gocciava dall'alto della volta scura e rocciosa, come se io seguissi nella navata di una grotta iridata di sinuose stalattiti i miei genitori col loro libro di devozione. Dopo un minuto le piccole lastre a losanga avevano preso la trasparenza profonda,
la durezza infrangibile di zaffiri che fossero stati giustapposti su di un immenso pettorale, ma dietro i quali si sentiva, più caro di tutte quelle ricchezze, un fuggevole sorriso di sole. E lo si riconosceva altrettanto bene nel flusso azzurro e soave di cui bagnava le pietre preziose, come sul selciato della piazza o sulla paglia del mercato. E anche nelle nostre prime domeniche, quando arrivavamo a Combré prima di Pasqua, questo sole mi consolava del fatto che la terra fosse ancora nuda e nera, facendo sbocciare, come in un'antica primavera che risaliva al tempo dei successori di Luigi il Santo, quella distesa abbagliante e dorata di miosotidi di vetro.